Allora, vi aspettiamo. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Tra poco. Buonasera, buonanotte, cari amici di Rai 1. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà, cioè cinematografo, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti. Grazie, grazie davvero a tutti. Cinematografo, il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. La notte di Rai 1 continua e purtroppo dovremo vedere ancora immagini che non avremmo mai voluto vedere. Le immagini che ci manderà sicuramente Rai News che arrivano dall'Ucraina. Buonanotte. Sì, here we go for our video tools of the day. Anzitutto, first of all, it's a Friday once again, and as every Friday, I shaved my beard with this fantastic electric blue, black and grey razor, only 8 euros, very cheap, very great. E oggi ho anche tagliato le basette, purtroppo ogni tanto bisogna farlo perché danno fastidio, ma soprattutto, ripeto, ogni settimana io in realtà taglio questa parte, mentre ogni 2 settimane questa parte qui, questo perché principalmente ho come modello di riferimento, ripeto, Aragorn, The Lord of the Rings, ovviamente non in somiglio né all'attore, appunto, nel protagonista, nell'attore, ovviamente, ma semplicemente è un mio modello di riferimento il tipo di barba sua. Invito sempre a vedere anche il video trailer del canale in cui dico anche... parlo, un video risalente alla fine di gennaio in cui parlo anche della barba, dico anche le cose interessanti in base anche a un pensiero di Shakespeare sulla barba. E poi non uso la lametta perché purtroppo è un tipo di pelle particolare che mi ha fastidio e quindi preferisco usare il rasoio. Appunto, secondo me un uomo un pochettino di barba la deve portare, o meglio, secondo me, appunto, quella barba che dà quel senso leggero di vissuto, che non va oltre, diciamo, per quanto mi riguarda, le 2 settimane, che secondo me è il tempo migliore per avere la barba. Poi, it's a Friday once again, se vedi Friday, ho visto, diciamo, stanotte, il mio programma preferito sul cinema, cinematografo condotto da Marzullo, su Rai 1, il canale principale qui, in cui, ripeto, si commentano i film usciti in settimana, la parte di critici in studio, in collegamento, anche di attori, anche dalle persone all'uscita sala, commentano i film e poi si fanno, insomma, si leggono le classifiche degli incassi, eccetera. Ma soprattutto il conduttore pronuncia questa frase, così la frase cinema is dream, cinema is culture, cinema is freedom, grandissima verità. Ma soprattutto 3.3, it's a Friday once again, da Severi Friday, però in realtà proprio di venerdì sera. Adesso vedrò il mio programma preferito sull'arte, questo capillo sbarazzino, che diciamo mi sono svegliato così purtroppo, che si chiama Art Night, condotto quest'anno da Neri Marco Re, grandissimo programma dove appunto si parla sempre di arte, di vari artisti, i più grandi artisti del mondo, italiani non solo, eccetera. E lo consiglio soprattutto a chi è italiano, se ci sarà qualche altro italiano che si iscriverà al canale in futuro, lo consiglio perché è davvero un grande programma. E poi it's Friday once again, soprattutto oggi, cioè soprattutto pensavo alla serie musicale su It's Friday once again, credo dovrei continuare con l'episodio 32 se tutto va bene più tardi, ma non lo so proprio su cosa si baserà oggi, ma molto probabilmente su Twin Peaks, perché punto 4 lascio per ultimo, ma è il punto più importante. Today, come accennato anche nel report, it's the anniversary of the pilot, Twin Peaks pilot in the States. Quindi auguri a tutti gli amici americani, perché 32 years ago andava in onda appunto il pilota, il leggendario, famigerato, bellissimo episodio pilota di Twin Peaks. Quindi auguri a tutti. In Italia invece già abbiamo festeggiato il 9 gennaio, ovviamente un anno prima di voi perché andò in onda nel 91. Volevo pubblicare appunto il pilota in italiano, ce l'ho pubblicato, ma in realtà
Io non so come sia il problema del copyright, purtroppo è stato bloccato, non lo può vedere nessuno. Quindi mi dispiace, è stata una bellissima cosa perché nessuno ha caricato il pilota per intero sul canale, su YouTube in italiano, ma anche in altre lingue, per cui mi dispiace, ma purtroppo è stato bloccato. Ma forse può essere pure che avete visto al posto del report, io ho caricato il Twin Peaks theme in onore appunto del pilota. Poi pensavo al continuo del mio tributo ad Angelo Badalamenti, maestro Angelo Badalamenti, il 22 marzo, per il suo compleanno, appunto il 22 marzo scorso, alla seconda parte non linciana che dovrebbe terminare, mancano gli ultimi due pezzi, credo domani o dopodomani dovrei caricare il penultimo pezzo, che dovrebbe essere il Mentitre, da Secretary, gran film, cioè che in realtà non ho visto, però comunque film con Maggie Gyllenhaal e James Spader, che prima o poi vedrò, appunto con musica di Angelo Badalamenti, molto bello quel pezzo. Appunto, in tal senso invito sempre a leggere le descrizioni di questi video su Angelo Badalamenti che sto pubblicando, perché è scritto tutto lì, non mi voglio ripetere, ma oggi vi lascio con un'ultima cosa che ho appena sentito, ascoltato, e spero vivamente si tratti di quello che ho letto. Si tratti di quello che ho letto, perché ho letto poco fa che al prossimo Festival di Cannes, 17-28 maggio, cioè, ci sarà in concorso anche un film, cioè non in concorso, non lo so, ma comunque era la premiere, ci sarà la premiere di questo film, cioè un film tenuto segreto, nessuno ancora l'ha rivelato, ma ci sono stati dati degli indizi da parte di un critico, non mi ricordo, orientale, adesso non ricordo esattamente il nome. Comunque ha scritto tramite un suo tweet che si tratta di un film di un più grande regista americano nella storia, uno dei più grandi registi americani della storia, e di cui i due film di questi che ha fatto questo regista sono i suoi preferiti, e si potrebbero aggiungere anche gli altri, ha scritto tra parentesi, e poi ha aggiunto anche, è anche regista di una delle mie serie TV preferite. Ora, non vorrei dire, ma queste parole mi sembrano davvero lampanti. Può essere che finalmente adesso, che poi martedì verrà presentata, da quello che so io, la lista ufficiale di tutti i film, compreso anche questo, che parteciperanno appunto a Cannes, io credo che queste parole in qualche modo siano davvero straordinarie, o comunque finalmente veritiere la verità che verrà forse finalmente a galla rispetto a questo misterioso progetto di cui appunto non abbiamo saputo veramente nulla, e quindi praticamente molti stanno sostenendo che potrebbe trattarsi proprio del nostro maestro. In effetti, questo critico ha detto che questo progetto è stato tenuto segreto per molto tempo. Guardate, mi vengono i brividi, non ve lo posso dire perché ovviamente non ve lo posso. Li sto provando in questo momento, pure quando ho letto questo articolo. Sono anche emozionato alla voce, non so se si sente. Ma comunque io credo davvero che, anzi spero veramente dopo tutti questi rimandi, comunque questi segreti, che finalmente davvero questa volta si possa trattare di questo progetto, il maestro. Non so, Visteria, Recorded Night, uno dei Recorded Night, un altro film, ma spero ovviamente sia lui. Ovviamente fosse un continuo, uno spin-off di Twin Peaks sarebbe ancora più bella la cosa, ma non importa, film, serie TV, vedremo, non si può sapere ancora con certezza, ma io da quelle parole dalle parole di questo critico, come molti ovviamente adesso saranno convinti, adesso veramente sono convinto, lo spero veramente, ovviamente non è detto mai, potrebbe anche essere un altro regista comunque famoso, americano, ma insomma auguriamoci tutti che sia così. Quindi sì, credo di aver detto tutto, sul resto mi dovessi dire qualche altra cosa in mente, come sempre aggiungo la descrizione. Have a great day again, have a great Twin Peaks pilot anniversary. Old American Friends, e speriamo vivamente, we hope seriously that this project, this movie is a movie or a series by again our great Mr. David Lynch. A domani.